troviamo in località Bellocchi, in via Borsellino 14, davanti all'Emporio E. Oggi è il compleanno dell'Emporio e andiamo a vedere. Ti piace l'Emporio? Molto. Ti trovi bene? Tantissimo, poi c'è una vasta scelta, mi piace. Quindi ottimi prodotti, prezzo, qualità, buoni. Buono, sì. Oh, ti trovi bene all'Emporio? Molto bene. Cosa compri di solito? Solitamente vengo a prendere il vino perché è dalle nostre parti ed è molto buono e biologico. Oggi festeggiamo il compleanno di Gerico, il compleanno dell'Emporio e il compleanno del Memo Caffè. Sì, abbiamo avuto l'idea di fare il compleanno tutti insieme, anche perché veramente l'Emporio è stata fondata il 23 gennaio 1997 e nel 2010 abbiamo aperto questo negozio dove siamo adesso, l'Emporio E. Per cui il Memo Caffè abbiamo iniziato a gennaio dell'anno scorso, per cui coincidono veramente insomma, questo compleanno. Insomma. La strada che abbiamo voluto fare è stata sempre quella con l'attenzione verso gli ultimi, chi era in difficoltà, chi ha fragilità psichica. Con questo però senza mai scordare che nuove idee, nuovi progetti dovevano andare e vanno e andranno a favore della collettività. Quindi un pensiero agli ultimi ma anche a tutto quello che ci circonda, insomma, dalla salute mentale all'ambiente, al benessere della comunità. Bene, noi ti ringraziamo, ci facciamo un giretto, oggi cioccolata calda per tutti. Esatto, cioccolata bio e consolidale per tutti. Grazie Andrea. Niente, ciao a tutti. Vieni da tanto all'Emporio? Sì, da circa... sono 3 anni circa. Ti trovi bene quindi? Molto, moltissimo. Di solito prendo pasta, il pane, il latte di riso e qualche volta anche tipo alimenti come marmellate e cose per i dolci. Consigli a tutti di tornare, di venire? Assolutamente sì. Lei sta prendendo la frutta, si trova bene qui? Sì, molto. È buona questa frutta, vero, biologica? Buonissima e a prezzi veramente buoni e vengo molto spesso io, vengo qua. Quindi consiglio a tutti di venire? Sì, 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 come no. Il biologico è un metodo di coltivazione che cerca di seguire più i cicli naturali delle colture e di non utilizzare sostanze di natura sintetica, quindi sostanze chimiche di sintesi per la coltivazione delle verdure, degli ortaggi e della frutta. E quindi si hanno dei prodotti più naturali, che non hanno residui all'interno e che fanno più bene alle persone e all'ambiente. Quindi. La cultura del biologico sta prendendo piede, ormai al sesto anno dell'apertura dell'Emporio vedi sempre più affluenza. Sì, in questo periodo soprattutto stiamo registrando un forte afflusso di persone e siamo molto contenti perché vediamo che c'è proprio un ritorno, una riscoperta. Si cerca di riscoprire prodotti naturali, sia locali che ecosolidali, comunque che siano biologici e che abbiano una provenienza più sicura. Mi sono trovato bene dal primo momento, condivido il progetto che conoscevo dal momento della elaborazione, così diciamo. Compro pasta, legumi, cereali, verdura. Questi sono i prodotti principali. All'Emporio non troviamo solo prodotti alimentari ma anche altre cose, tipo prodotti di bellezza, sono tutti naturali, ma cosa carina, detersivi per pavimenti, piatti e bucato a mano e lavatrice sono sfusi, quindi si viene col contenitore, si pesa la tara, poi si pesa il prodotto, il netto e si paga solo quello che noi prendiamo. Buongiorno, lei è venuto qui all'Emporio per... per prendere i sacchetti di plastica per casa. Beh. Quelli biologici? L'organico, che loro distribuiscono. Bene, grazie. Ciao, tu vieni qui all'Emporio per? Allora, sono un produttore agricolo, c'è un'azienda in conversione biologica, produco canapa e questo è il banchetto dedicato. Questi sono i miei prodotti, produco seme di canapa, dal seme si spreme, si estrae l'olio, adesido un trucciolo che viene macinato e si fa la farina. Con la farina se ne può fare pane, pasta, pizza, dolci. Adesso ho appena portato del cioccolato di canapa e proviamo questa avventura che ormai va avanti da un paio d'anni. E va bene così. È interessante questa cosa, cioccolato di canapa, perché non provarlo?
davvero, è semplicemente poco sentita poi, no? Perché uno non è abituato a queste cose, quindi però venite qui all'Emporio perché cose nuove ce ne sono, come questa che troviamo noi adesso. Tu sei? Io sono Stefania Bertoni, sono nutrizionista. Io sono Mirella Torelli e sono una naturopata. E siete venuti qui per acquistare dei prodotti, ma perché fate un corso all'Emporio, allo Spazio E? Sì, oggi pomeriggio abbiamo un incontro allo Spazio E sulle spezie. Oggi in particolare approfondiremo alcune spezie, sia diciamo più della tradizione nostra che anche della tradizione orientale, perché la visione, diciamo, e l'approccio di approfondimento sarà da due punti di vista, appunto il nostro occidentale e invece quello orientale, più precisamente quello ayurvedico. Oh, ti trovi bene all'Emporio? Assolutamente sì. Ottimi prodotti e veniamo spesso soprattutto per la frutta, che non ha paragoni rispetto agli altri negozi. Poi a chilometro zero l'azienda della zona? Assolutamente sì, quindi venite tutti all'Emporio perché ne vale davvero la pena.